Quanto è importante avere scuole sicure in questo periodo? In questo periodo è fondamentale, ma vorrei dire sempre fondamentale. Quello di cui noi siamo contentissimi che è successo a Picciano è che la scuola è stata rinnovata completamente, demolita e ricostruita. Questo crediamo che in questo momento sia molto importante, perché una nuova costruzione ci garantisce la sicurezza, la sostenibilità e soprattutto un'attenzione migliore alla didattica, che sia adeguata al terzo millennio e non al 1800 come purtroppo spesso accade in Italia. Con la ricostruzione delle scuole antisismiche che parte anche la ricostruzione delle città e del futuro. Questo assolutamente è un po' il motto del governo, è nato proprio in Abruzzo, pensi, la scuola prima di tutto si è rinnovata in Emilia Romagna e adesso è quello che riaccompagna la ricostruzione delle zone purtroppo che hanno subito questo sisma, e veramente l'attenzione alla scuola è la primaria, perché questo permette di ricreare le comunità, la fiducia vorrei dire della gente, quando i bambini possono andare a scuola sicuri. E oggi è stata inaugurata la prima scuola demolita e ricostruita con i fondi del sisma. Ci abbiamo lavorato tanto e quando circa 4 anni fa abbiamo preso questa decisione di demolire e ricostruire è stata secondo noi la scelta migliore. Oggi stiamo festeggiando tutto il lavoro fatto negli anni scorsi. E da quando è aperta, perché da circa 10 giorni la scuola già è aperta, i bambini vanno alla scuola nuova, bella, sicura. Ci sono da diversi paesi limitrofi, dopo gli ultimi eventi telleurici, genitori che mi vengono a chiedere di portare i bambini a Picciano, perché questa è l'unica scuola, una delle poche scuole dell'area vestina della provincia di Pescara, dove i genitori possono stare tranquilli. Da qua passerà il futuro dei nostri ragazzi. E passerà la storia di Picciano.